Accidenti, amico! Chi c'è? Non ti piace? Lo adoro, è pensato, è costoso e fa sembrare il mio regalo una caccola di ratto! Ah! Erano guanti senza dita perché tu non hai le dita! Ma ho appena realizzato che non hai neanche le mani e questo mi fa sentire peggio! Il primo giorno di Natale il suo amore gli donò un delizioso canarino che Silvestro si mangiò. Miau! Oh, nonna! A me piace questo di Albelo. Ha veramente stile. Va bene, Titti, guardiamolo un po' meglio. Sceglierò io l'abete! Era ora, dopo 12 anni di alberi di Natale osceni. Ero in fasce quando fui delusa dal primo. Tesoro, ecco l'albero perfetto. O dall'albero radioattivo di 3 anni fa. L'albero perfetto! Poi quello disastroso dell'anno scorso. Ed ecco a voi l'albero perfetto! Desideri? Un copricapo cerebrale che si connette a internet così che tutto il sapere sia a portata di neurone. E tu desideri? Un traduttore di piante. Mi consentirebbe di sapere cosa dice la mia piantina Bonsi, amica di una vita. Ora immaginiamo quanto sarà bello quando il giorno di Natale riceveremo i nostri regali. Buon Natale, Bonsi. Che cosa ti piacerebbe mangiare oggi? Ma se è sterco di cavallo quello che Bonsi vuole, allora sterco di cavallo è ciò che egli avrà. Quella, chi lo sa? Prima di andare, fammi una domanda difficile. D'accordo. Perché la membrana cellulare è selettivamente permeabile? Allora dimmi perché. Questo non te lo dico. Un pezzo di carbone. Chi darebbe a Kris Kringle del carbone come regalo? Questo non è un regalo, Dick, è un messaggio. E c'è solamente un criminale che lascerebbe un messaggio del genere. Si tratta del minatore! Ma è solo carbone, che cosa significa? Cosa sappiamo del carbone? È una delle forme di energia più pulite. No, mio sciocco ragazzo! Parli come un burattino portavoce di quei pezzi grossi dell'industria mineraria. Oh, Capri, Babbo Natale! Chi è che di solito riceve il carbone a Natale? I bambini cattivi. Precisamente. E dimmi chi sono i bambini più cattivi che conosciamo? Vuoi dire... I Teen Titans!